si intitola Disegni incisi, la mostra di opere calcografiche di Massimo Zavoli, che sarà inaugurata domani presso il Museo Archeologico di Terni. Una cinquantina i pezzi in mostra che ripercorrono l'opera incisoria del maestro. A presentare l'esposizione, tra gli altri, il critico d'arte Paolo Cicchini. Umbria in diretta è andata in anteprima a vedere la mostra e ha incontrato il critico e l'artista. Ma direi che non sono stato il solo a curare questa, il catalogo e la mostra dell'amico Massimo. Siamo stati in tanti, e tra cui ricordo Francesco Bullia, ricordo Cialfi. Devo dire che non è stata una grande fatica presentare l'amico Massimo Zavoli. Lo seguo da quando ha cominciato ad operare e lo stimo da sempre. Zavoli è un artista nato, e sapete perché? Perché in Zavoli quella che è la tecnica fondamentale, che deve sempre essere il fondamento per un artista, a questa tecnica si accompagna anche il sentimento. E in poche parole, in Zavoli, in nessuna opera di Zavoli c'è mai freddezza, è il ricordo in Zavoli, e quindi il ricordo sentimento che fuoriesce da quella che è la dimensione della coscienza, dalla dimensione talvolta dell'inconscio, che diventa segno, che diventa macchia d'inchiostro, che diventa macchia nera o macchia grigia o diventa allucinante bianco, ma è sempre un qualcosa che è all'interno dell'artista. Zavoli non è passato attraverso tante stagioni della storia dell'arte, ma direi le affuse, comunque affuso tutto ciò che della storia dell'arte c'è da sapere in quello che è il suo linguaggio artistico. Questo è fondamentale. In poche parole, ha attinto al passato per tradurre questo passato in quella che è la realtà magica dell'essere artista, del suo presente. Questo è Zavoli. Vedete, in Zavoli vengono risuscitati antichi angoli di mondo. O penso ad esempio alla chiesa di San Michele Arcangelo, o penso alla chiesa di San Damiano ad Assisi, e penso sostanzialmente a certi angoli dimenticati, abbandonati, come reliquie preziose vengono di fatto riesumate e riproposte. E penso a un ambiente popolare come quello che spesso Zavoli ci propone, donne che sono prese, direi vinte dalla fatica, ma donne talvolta che non hanno i lineamenti, che non hanno un volto. E certe volte sono i volti sono cancellati. E quando è che i volti sono cancellati? Quando il dolore o la fatica di queste creature diventa un dolore o una fatica di tipo universale, di tipo simbolico. Ecco, Ibsen nella Natura Selvatica fa dire a uno dei suoi protagonisti: togliete all'uomo la sua bugia fondamentale e avrete distrutto l'uomo. La bugia fondamentale dell'uomo è il sorriso, il viso. Ecco, ma anche il dolore fondamentale dell'uomo si imprime sul viso della creatura. E allora sostanzialmente Zavoli elimina questa individualità del dolore per fare del dolore un dolore universale su quel volto che non ha sorriso, delle creature per l'appunto che ci troviamo di fronte. Un artista vero, un artista che sa comporre la figurazione con la geometria, un artista che talvolta si abbandona ad un linguaggio prettamente simbolico. Io ricordo quando insieme a me e insieme a Maurello Leonori lavorò alla realizzazione del libro per la chiesa di San Gabriele, e lui realizzò quella bellissima acquaforte che rappresenta la vetrata realizzata dal grande pittore Cecchi, e lo fece direi con un rigore di geometria che ancora direi conservo e custodisco di fronte agli occhi e nel mio cuore. Grande artista Zavoli, artista di piccole cose come qui ad esempio in Pane Quotidiano, che diventano elementi universali, e quel pane che sostanzialmente viene posto di traverso come un qualcosa di irraggiungibile per molti, non è lì quella tavola pronta da farsi toccare da tutti, ma posta di traverso, c'è una difficoltà per arrivare a quel pane. Penso a certe reti strappate che Zavoli ci propone, e quindi sostanzialmente questo sentire il bisogno della libertà, e c'è un acquaforte particolare che a me ha molto colpito.
un grande albero, e poi Zavoli segue il percorso di questo albero nelle sue radici, e queste radici scavano caverne profonde all'interno della terra, ma quelle caverne profonde sono anch'esse un simbolo, sono in fondo il simbolo dell'uomo, il simbolo dell'io, il simbolo di quella profondità dell'essere che è celato, che è nascosto, ma che nasconde tutti quelli che sono i tesori che di fatto l'uomo si porta dentro, i tesori e le maledizioni. Grazie, caro Massimo, per averci donato questa bellissima mostra, e sono veramente fiero di essere oggi qui con te in anteprima a vederla. Non vedo l'ora di presentarla domani. Grazie. Io presento un settore dell'arte che è la calcografia. La calcografia, che apposta dicevo, è un settore come fosse un mosaico. L'arte è un mosaico con la A maiuscola. Ogni piccola tessera ha la sua tecnica, e non che una sovrasta l'altra, ma contemporaneamente ogni tessera sta accanto, ogni tessera sta a destra, a sinistra, e sta in contatto con altre soluzioni artistiche. Questa è la calcografia, incisioni in acqua forte e acqua tinta, che presento qui nel Museo Archeologico di Terni, e ci tengo a presentarle qui in questo museo, perché la prima volta sono stato al Museo Paleontologico della Foresta Fossile di Dunarobba, e lì ho presentato il primo libro. In quest'altro ambito, in quest'altra location, che è sempre un museo archeologico e è fantastica, della nostra città, presento, oltre alle acque forti, anche un secondo volume delle mie opere, e quindi sono non pienamente contento, sono proprio affascinato della location e contentissimo di rappresentare e mettere in mostra le mie opere qui a Terni.